Infine le conclusioni. I due peccati principali dello scientismo sono far riferimento al consenso acquisito come giustificazione per non prendere in considerazione e non mettere in discussione il paradigma corrente e confondere le scienze sociali con le scienze naturali. Quando lo scientismo prevale sulla scienza, produce tirannia e decadenza economica. Lo scientismo impedisce, o almeno in passato ha impedito, ancora impedisce a tante persone, soprattutto nel settore economico, di potersi avvicinare alla corretta scienza economica. Quindi lo scientismo ha la funzione, svolge la funzione di gatekeeper. Infatti oggi la scienza economica, come anche le altre materie di studio, vengono proposte soprattutto dall'università, vengono sviluppate nell'università e anche attraverso i mass media. E questi sono due luoghi, due istituzioni che sono intrise di scientismo e quindi ostacolano il dibattito, ostacolano il confronto sulla necessità di mettere in discussione il paradigma corrente, quindi gatekeeper in questo senso lo scientismo. Infatti Birindelli dice che chi voleva studiare la scienza economica incontrava barriere all'entrata molto alte. Oggi invece, grazie a internet che ha disintermediato la scienza, è molto più facile entrare in contatto con teorie alternative come appunto l'economia austriaca. Oggi la conoscenza non è più monopolizzata dalle università e dalla scuola pubblica, ma appunto è resa anche molto diffusa in internet. Questo è un'operazione di disintermediazione. Questo avviene anche non solo con la conoscenza o la scienza, ma anche con il denaro, grazie alle criptovalute come Bitcoin. E internet perciò sta cambiando i rapporti di forza, è un processo appena iniziato che però sarà sicuramente complicato, ma nel lungo periodo questo porterà forse probabilmente a un cambiamento di paradigma. Come dice Gary North, il tempo gioca a favore della scuola austriaca di economia. Questo tempo però può essere anche estremamente lungo. Quindi serviranno efficaci soluzioni strategiche per accorciarlo. Per concludere, una battuta di Birindelli: il lungo periodo è quello in cui saremo tutti morti. Questa è la famosa frase di Keynes, che è colui che ha prodotto le teorie economiche che hanno seguito oggi e che hanno seguito e continuano a seguire coloro che hanno provocato l'attuale crisi economica come le precedenti crisi economiche. Quindi in conclusione, comunque nel lungo periodo c'è da essere ottimisti. Piano piano le idee della buona economia rimpiazzeranno quelle dell'attuale economia mainstream dominante, che è fondata su assunzioni sbagliate e fallisce anche nella previsione poi delle conseguenze. C'è quindi da essere ottimisti per il lungo periodo.